Oggi dedichiamo questa giornata al ricordo, ad onorare Leonardo da Vinci, con una associazione che viene da fuori Roma. Loro non sono romani, vengono da Parma, pensate, vengono apposta qui per voi, per parlarvi e per farvi un po' entrare nella vita, nel pensiero, nella storia di questo grande uomo. Questa associazione si chiama, dicevamo prima, come si chiama? Google Ma come è scritto? è scritto in modo un po' diverso dal motore di ricerca, è scritto GOOGL, ma si pronuncia nello stesso modo Google. Google è un numero inventato da un bambino. C'era una volta un bambino che si chiamava Milton, che era a casa di un suo zio, che era un famoso matematico e, come capita spesso ai bambini, si annoiava terribilmente perché non c'era neanche un giocattolo. Allora prese un gesso e si mise a scrivere sulla lavagna e fece una lineetta che sembrava un uno. E dopo, siccome proprio era annoiato, si mise a fare dei pallini e ne fece 100. Suo zio, che era un matematico, lo guardò e gli sembrò un numero, un uno seguito da 100 zeri. Ma cos'è quella cosa che hai fatto alla lavagna? E lui pensò alla prima parola un po' strana che gli veniva in mente. Uno potrebbe dire un piripè, un piripum, un pirité, un taratà. E lui disse un Google. Partiremo dai libri, perché i libri sono qualcosa di prezioso, che mantiene il ricordo e permette di capire un sacco di cose. Questo è un libro che è anche in rima, quindi è divertente. Le fate mai voi le filastrocche? È bellissimo fare le filastrocche. Nella metà del 1400 nasce a Vinci un vero portento. Leonardo è il suo nome, l'avrai già sentito, molto tempo è passato, ma lui resta un mito. La sua mente è davvero vivace, tutto lo interessa e studiare gli piace. Il suo impulso a creare è così forte che diventa pittore e ingegnere di corte. Quindi abbiamo visto, prima dipingeva. Adesso, oltre a dipingere, fa l'ingegnere. E cosa fanno gli ingegneri? Cosa fanno gli ingegneri? Costruiscono, progettano. Lui faceva tantissimi progetti. Vuole essere un ingegnere. Tu vuoi fare l'ingegnere? Magari diventi come Leonardo. Magari devi ricordarti di avere di immaginare delle cose che gli altri non immaginano. Lui immaginava che gli uomini potessero volare, che si potessero fare dei ponti con pochi legnetti, che si potessero mandare oggetti lontanissimi con le catapulte, delle cose che gli altri non avevano osato immaginare. Ma lo vedete qui che cosa c'è? Proprio qua. È il ponte di Leonardo. Guardatelo bene, perché fra non tanto noi lo faremo. Delle ali di Leonardo c'è un principio. Lui come faceva? Osservava la natura, ma anche per il ponte, anche per il paracadute. Osservava come i semi cadono giù dagli alberi. Osservava per il volo, per esempio, come volano gli uccelli. E per fare il suo oggetto volante aveva proprio studiato gli uccelli come questo. Lo facciamo volare questo, proviamo, vediamo un po', perché vola proprio col principio che aveva usato Leonardo. Un altro oggetto che ha costruito Leonardo è qui in costruzione. Mangiate tutti in mensa? Allora adesso le maestre non sentono, va bene.
Non fate mai la catapulta con la forchetta o col cucchiaio? Sì, sì. Dite la verità. Ecco, Leonardo in realtà aveva costruito, soprattutto a Milano, anche tante macchine da guerra, che non è una bella cosa costruire le macchine da guerra. Però nella guerra metteva delle grandi idee. E infatti una delle idee che lui ebbe, questo è un modellino, poi tanto vedremo dopo come funziona, però vi volevo far vedere com'è complicata, perché lui aveva studiato un modo per lanciare come se fosse un cannone, tipo una palla di cannone, molto lontano, e aveva non ideato un cannone, ma addirittura una catapulta, che era fatta in un modo molto molto particolare, perché usava proprio l'elasticità del legno, usava quel principio lì. Lui si era accorto che il legno era un po' elastico e usava proprio per la sua catapulta l'elasticità del legno. Ma non abbiamo finito, perché di cose ne ha inventate tantissime altre, veramente tante. Avete mai visto quei semi che cadono dagli alberi e che fanno un po' come l'elicottero, che cadono così? Lui si era ispirato a quelli, cioè lui si ispirava sempre a cose della natura, e la catapulta in realtà funziona sfruttando proprio l'elasticità del legno. Sì, sì. 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 Perfetto.